Direi che ci siamo. Allora, le cose importanti per prime. Secondo me delle cose importanti ci si dimentica sempre alla fine, come ho fatto anche a Rimini, mi raccomando. Allora, subito un applauso alla traduttrice. Bravissima. Questo perché sennò alla fine uno se lo scorda. Allora, ok. L'altra cosa che aggiungo, e dopodiché non dico credo più nient'altro sull'MMT, il problema di questa loro critica, Banca Centrale, l'MMT la incorpora dentro al Tesoro in un'unica entità che è lo Stato, oltre a quello che ho detto prima, qua loro si dimenticano anche che se tu crei una spaccatura, se tu immagini che le banche centrali degli Stati moneta sovrana non debbano essere incorporate, come dicono gli MMT, qui dentro, e allora di nuovo cosa mi fai? Mi replichi la fiction che l'emissione dei bond, dei titoli del tesoro è un'emissione di obbligazioni di prestito nei confronti di un'entità bancaria, che è completamente falso. Perché allora dopo si replica l'idea che lo Stato per spendersi deve indebitare con una banca, che sia la banca centrale, che poi tutt'oggi sono quasi tutte private, quindi si replica questa idea completamente falsa, veramente disastrosa anche dal punto di vista economico, che c'è questo tipo di indebitamento. Invece non è assolutamente vero, per il meccanismo molto complesso che però non ho tempo di spiegare adesso, questo non accade, la banca centrale semplicemente monetizza un'emissione di ricchezza, chiamiamola a sto punto, non denaro se non ci confondiamo, che comunque si origina sempre dal tesoro come primo. Allora, dal governo. Allora, adesso le pillole di economia in 3 secondi. Ok, sperando che Adam per cui arrivi. Eravamo arrivati a Minsky, che avevo spiegato prima che arrivasse, ovviamente Riccardo che ne sa molto di più, ma comunque poi potete approfondire anche privatamente con lui se è il caso. Allora, arriviamo ai moderni e cominciamo con un termine che è piuttosto controverso perché sembra una battuta, una parolaccia invece, è invece un termine usato in economia, i keynesiani bastardi. E sono grandi nomi, fra l'altro, oltretutto, cioè i 2 premi Nobel, Samuelson e Tobin, per esempio, sono 2 bastard Keynesians, Hicks è un altro noto keynesiano cosiddetto bastardo. Il problema per cui vengono chiamati bastardi, ma senza un'accezione offensiva, è perché sono sostanzialmente personaggi che cavalcano la teoria neoclassica e anche la teoria della produzione marginale di cui ho parlato spesso. Credono che se gli stipendi sono troppo alti si crea la disoccupazione, non ci devono essere stipendi minimi, libertà di licenziamenti e varie cose. Il problema, è che si avvicina a Keynes nel momento in cui ammettono che in teoria sì, il keynesismo è ottimo, ma nel lunghissimo termine. Cioè, scusate, esattamente il contrario. La loro teoria, la loro partenza neoclassica è ottima, ma nel lunghissimo termine, quindi a breve termine, certo, c'è bisogno di iniezioni di keynesismo nell'economia. Cioè, l'intervento del governo deve essere occasionale, ovviamente, nei soliti casi di recessione economica, mentre invece Keynes sosteneva un intervento del governo più di lunga durata. Sono stati particolarmente perniciosi perché sono quelli che hanno adattato, questa è una piccola complicazione rispetto a quello che dicevo prima, adattato questa magica curva di Phillips proprio al teorema dell'inflazione. In realtà, non l'ho detto prima per non complicare le idee, Phillips non aveva proprio parlato di una correlazione precisa tra pieno impiego e inflazione, sono stati proprio i bastard Keynesians che hanno detto no, in effetti succede questo, cioè appunto, come dicevo prima, se il governo, una scelta politica che favorisce la piena occupazione, rischia un tasso alto di inflazione. Ricordo, molto importante, no, perché è una bella battuta, ma uno dei bastard Keynes più famosi è Samuelson, che fu colui che in un'intervista, l'ho già detto, lo ripeto, andatevela a vedere, perché è straordinaria, con un economista inglese, ricercatore che si chiama Blau, e credo che sia proprio scritto Blau, se non mi sbaglio, buon uomo. Blau era un biografo di Keynes, un uomo della London School of Economics. Ha fatto un'intervista video che si trova in rete con Samuelson. È importante perché lì Samuelson dice precisamente questo: dice i deficit e
le spese a deficit vengono condannate perché c'è bisogno di una superstizione per controllare la gente. Cioè lui ammette palesemente che il deficit hysteria, cioè l'isteria del deficit, è artatamente costruita come superstizione per controllare le masse, perché sennò le masse pretendono troppo, dopodiché i governi devono spendere troppo, dopodiché si ingenerano tutta una serie di problemi. Ma il fatto che un premio Nobel, credo che sia Blaus, sì, un premio Nobel ammette questo fatto, che tecnicamente in effetti i deficit non sono, i buoni deficit in particolare, non sono pericolosi, ma sono superstizioni, è importantissimo. Allora, veniamo dopo i Buster Keynesian, è un'epoca in cui si mischiano un sacco di nomi, avete sentito a Rimini, a Bellerner, non credo che ci sia motivo di ripetere quello che è stato detto a Rimini. Ricordo i due punti fondamentali di Abel Lerner, che lui dice il tasso di disoccupazione è il termometro su cui basare la politica fiscale del governo, la politica di spesa del governo. Se il reddito nazionale è troppo basso, il governo deve spendere. Se i tassi di interesse sono troppo alti, strangolano l'economia, strangolano le aziende, eccetera, il governo deve buttare fuori dei soldi. Poche storie, punto e basta. Importante, come disse la Kelton, è il suo concetto di finanza saggia contro la finanza funzionale, no? Tutto quello che viene considerato la finanza saggia e sbagliata, secondo lui, invece è più importante questa. Vabbè, comunque l'avete già visto questo a Rimini. Arriviamo rapidamente agli austriaci. Gli austriaci ve ne parleranno nei dettagli perché sono importanti, purtroppo. Oggi sia Riccardo che Alan. Aggiungo solo questo degli austriaci, che forse un dettaglio che non viene spesso detto, che loro sono neoclassici, ok? Quindi hanno tutta la pappardella del mercato che si autoregola, i governi minimali, fuori i governi delle balle, eccetera, però hanno avuto, gente come Hayek e Mises, hanno avuto almeno un merito, che è stato quello di riconoscere che rispetto ai neoclassici tradizionali, che il mercato contiene delle incertezze molto forti, il mercato inteso come il funzionamento generale dell'economia. Cioè non è vero che se tu metti questo auctioneer, cioè questo uomo che sta lì all'asta a regolare le offerte e le cose, tutto si regola magicamente. Dico, no, questo non è vero, ammettono anche gli austriaci, però poi sono quelli del gold standard, sappiamo bene cosa. Ultima, due o tre cosine ultime rapidamente. Una cosa che mi fece notare Randy Ray, che mi sembra molto intelligente, è di far capire che difficilmente in macroeconomia, per quanto uno possa essere appartenente ad una fazione ostile a Keynes o a quello che vogliamo, l'MMT, però difficilmente in macroeconomia sfuggono certi dettagli che sono, come diceva anche Samuelson, delle verità che sono sostanzialmente incontestabili. E allora cos'è successo? È successo che un sacco di microeconomisti, e non mi ricordo più chi oggi parlava di microeconomia, credo Alan, che abbia detto non me ne frega niente e dovrebbe scomparire, e ha ragione, un sacco di microeconomisti si sono messi a fare i macroeconomisti, e guardate che da questo viene tutto il discorso della isteria da deficit, è la famosa cantilena micidiale che lo Stato deve spendere come la famiglia. I nomi sono i soliti, sono i nuovi, beh, quello diciamo dopo, comunque insomma i Robert Lucas e compagnia bella, ok? Allora, fra l'altro premio Nobel anche lui. Allora, nell'epoca di Reagan trionfano in America dei politici che non sono neppure economisti, Wanisky è uno, Gilder è un altro, che sono i supply siders, li avete sentiti, vi ricordate che ieri dissi che dopo Smith parlai di questo Say, un economista che diceva che era sufficiente dare, no, produrre, fare supply e si sarebbe creato magicamente il consumo. Ecco, i supply siders tornano con Reagan e hanno di nuovo questa impostazione. Fra l'altro credono che il taglio delle tasse a tutto campo sia sufficiente per creare un circolo virtuoso dell'economia. Perché? Perché se si tagliano le tasse, la gente
è più incentivato a lavorare, le aziende lavorano di più e se lavora di più cresce il prodotto interno lordo, se cresce il prodotto interno lordo cresce anche la tassazione dello Stato, cioè nel senso che se ti tasso un 2% su 100 è una cifra, se ti tasso un 2% su 2000 è un'altra cifra e quindi lo Stato incassa di più, quindi si pareggia di bilancio, eccetera, eccetera. E questo dicevano i supply side, scrivono una buona fortuna con Reagan, che poi Reagan li mise al potere, ma se ne fotté ampiamente facendo il famoso twin deficit, cioè i due deficit che portarono l'America ai Bush poi. Ok, Wayne Godley, grande nome, dai, non stiamo a dire niente di Wayne Godley, bilanci settoriali, un economista acutissimo dal mio punto di vista, poi a Lancia anche litigato, quindi... Vabbè, però questo ci sta. Benissimo. Quindi, allora abbiamo detto gli austriaci, i Buster Keynesians, gli austriaci, i deficit steering, i microeconomisti, i supply siders e adesso arriviamo a questi che ho già menzionato, i new classical, non neoclassici, da non confondere, i new classicals, sono tutta una categoria di economisti che vanno menzionati perché ci sono un pacco di Nobel di mezzo e... e sono economisti che prendono in mano Milton Friedman, ok, e lo esasperano ancora di più. Ora, pensare che uno come Lucas vince un premio Nobel per quello che vi sto a raccontare adesso fa venire i brividi, vi dice molto che cos'è l'Accademia dei Nobel, cosa fa sta gente, a parte il premio Nobel a Kissinger o a Obama e queste cose del genere. Ok, comunque Lucas dice, mentre Friedman ha detto, guardate che se lo Stato spende a deficit, inganna i lavoratori perché si creerà inflazione, dopodiché il lavoratore crede di aver avuto un aumento di stipendio ma in realtà solo mangia l'inflazione, bla 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 bla, Lucas dice no, assolutamente, questo non è vero, Friedman ha torto, la banca centrale sorprende i lavoratori, perché sa benissimo la banca centrale che quando emette denaro i lavoratori non sono stupidi, capiscono e hanno un'aspettativa razionale di quello che può succedere e allora non possono essere ingannati, la banca centrale li inganna con delle emissioni monetarie che vengono camuffate in tanti modi. Perché i lavoratori hanno queste aspettative razionali? Perché il lavoratore sa sempre dove collocarsi, la disoccupazione non esiste, ok? Chi non lavora lo fa per scelta, d'accordo? Vuol dire che ha fatto un calcolo. Disoccupazione involontaria, uno sceglie. Certo, appunto, sto dicendo, la disoccupazione non esiste, beh, la disoccupazione involontaria, sto appunto dicendo che la disoccupazione non esiste perché uno sceglie di non lavorare, ok? No, questo arrivò anche a dire che la gente nel 29 stava in fila a pigliare le zuppe a New York perché era una scelta razionale di fare quello piuttosto che l'altro, e questo ha vinto il Nobel, ok? No, Lucas ha vinto il Nobel. Poi la spiego la battuta. Ecco, dopo il New Classico, sono i New Keynesians, che sono quelli che dicevo ieri, che non si capisce da che parte stiano, va bene, e sono economisti che sostanzialmente dicono se il mercato funziona, se funzionasse il mercato non ci sarebbe nessun problema, non ci sarebbe disoccupazione, non ci sarebbero problemi di sbilanciamenti economici, bilancio dei pagamenti, eccetera. Ma il mercato in realtà non può funzionare perfettamente. Nei New Keynesians ci sono i più tradizionalisti, i Rogoff, Reinhardt, Mankiw, famosissimo, strafamoso Mankiw, sempre dappertutto, che sono quelli un pochino più conservatori che dicono assolutamente dobbiamo evitare che ci sia qualsiasi interferenza dei sindacati nelle paghe degli operai, gli stipendi troppo alti rovinano l'economia, eccetera. Altri come Stiglitz o come Yellen, che invece sono un pochino più keynesiani, dicono no, però visto che è vero che il mercato funzionerebbe perfettamente, però visto che non funziona perfettamente, ci sono queste imperfezioni, bisogna dare un correttivo di stampo keynesiano. E così arriviamo, proprio siamo arrivati ai giorni nostri, adesso passiamo rapidissimamente alle domande.